da pazzi, cose degli al mondo. E che è successo? Che così grave? Che è successo? È successo che a sta città non si può più gambà. Ah, ma di mala tenemo sulla città. E sentemo, perché non si può più gambà? E me la dimandi, per qua, vedi? Che ha da vedere? A cantina, ci stavano le strisce blu, baci vuote. Una fila di macchine in seconda fila che impedisce agli aerei di parcheggiare. Furgoncino firma un terza fila che ha bloccato tutto il traffico. Dove il motorino contromani e pure senza casco. Un camioncino firma sopra le strisce pedonali e la guardia che sta a fa, sta a fare la multa, io parcheggiato bene, solo per se non è un disco orario. Meno male. Io sto sempre pazzo, quando invece sta incazzato vuol dire che è un cacchio vero in particolare. Allora sa che sta incazzatissimo con te. Non male, io lo voglio. A domani! Uno va a Nuelle, se prima non do rotto le cianti, e poi dopo va a dove pare. A ospedale. È meglio che ce ne modellava anche per fare una colazione. È meglio che non voglio testimonio, va. Forza Pietro, pare cattivo, ma ne è. Senti, a dove ti dico così? A le caccia che ficca di uno! Io le trovo! E ora non mi le trovi o se no te sta zitto, va bene? Signor Michele. Sì, è in camera sua, glielo chiamo subito. Ma non volete presentarmi il vostro amico? Sì. Il signor Pietro Locco, la signorina Corinna degli Scalzi. Molto lieta. Corinna a casa non mi andrà molto, baronessa degli Scalzi con tre palle di casone. Sì. Mi chiamano, mi animano. Invece, io darci la gente e procurarti via. Ma cosa dici? Creatore, è Renato, è un artista. Don Vincenzo, voi esagerate sempre. Non può modestare. La bara non va considerata come una semplice cassa d'amore. Essa è la dimora definitiva, il giudizio finale, la culla che accoglie dopo il trapasso. Per esempio, voi quando comprate una casa, ne ponderate la bellezza, la comodità, la struttura, perché in quella casa dovete stabilire la vostra dimora in vita. A maggior ragione, quindi, anche quando si acquista dimora eterna, bisogna che questa si adatta alle nostre, anche alle nostre esigenze stesse. Voi dite, ecco, ma no. Certamente. Per esempio, voi, quando siete a... Ma è 80? Ma perché? Ecco, se andate all'ufficio montato del comune, vi danno una cassa da 1,75 e basta! E allora? Allora? Per 1000 candelabri! E me lo domandate! Salve! E che fate? Fallo fa! Ma io non sono ancora morto! Non so! Ma se lo fosse una bara per voi, dovrebbe avere delle caratteristiche consone alle vostre misure. Stretta su. Un po' più larga al centro perché abbiamo un po' di pancetta. Stretta sotto perché avete le gambe secche. Degno. Deve essere un modano scuro e si adatta a voi e dei cori confacenti il vostro gusto. Insomma, un pezzo unico fatto apposta per voi. Ed è qui che subentra l'artista, il cesellatore, il creatore, voi. Io dovrei costruire la bara a mio cognato. Non a lui, a me.
No, perché state per morire. Ma cosa dici? A me per venderla. Per venderla a mio cognato. Ma no, era un esempio. Ho preso vostro cognato, ma potevo prendere Don Vincenzo. Ah, oh, eh. Oi, non passiamo, eh? Funziona! Mi ha decretato! Mamma mia! Vorresti mettere in dubbio il responso della mia grande invenzione? Baronessa, scusate! Qui c'è Pietro, io gli ho parlato, non so se... Lo so, però da quando ho visto lui ho capito che era l'uomo per me! Scusate, ma che cosa c'entrate voi? Con i clienti di mio cognato. Io veramente niente. Stavo andando via quando questo signore e la signorina qui mi hanno bloccato per fare un esperimento con una macchina. Hanno fatto tutto. Io ho sentito solo una volta scossa anche la testa. Ma Bronzo, la macchina ha detto che siamo anime gemelle. Non vorrete mica tirarvi indietro. Ma se ne voglio cercare il marito, io non c'entro. Basta, la mia macchina ha decretato le vostre no. Non potete tirarvi indietro. Giusto, non potete dire niente. Scusate, le palestre. Lui ha raccolto 1000 euro, se lo dicevo Pietro. Lo so, mi dispiace. Ma ormai ho deciso, conquisterò Bronzo. E io? Ma poi cosa? No, vedevo i miei 2000 euro, sa. Sentite, signor Michele. Io al massimo vi posso dare 300 euro perché ho conosciuto Ronzo più da voi. E questa è la tariffa, no? Quindi non ne parliamo più. Oh Ronzo, vogliamo andare? No, sono io che voglio andare. Scappare! Oh Ronzo, fermatevi! Andiamo in caffetteria, così avremo modo di parlare. Il caffè come piace. E vabbè, invece di un'altra cosa, su, andiamo. Madonna mia, io da vedo. La vostra invenzione è eccezionale. Questa è l'agenzia matrimoniale Ma c'è il signor Ramanna? Sì, torna subito, prego, accomodatevi. Buongiorno. Aspettate tutto il signor Ramanna. No, solo la signorina. Maria, perché non andiamo qui là a cercare la borsa mentre le signorine aspettano qui che le borse? Quindi ci metteremo d'accordo più tardi? Sì, poi vediamo. Non vi preoccupate. Permettete? Andare in un Carlotta Cantalupo. Piacere. Siete una nuova cliente? Sì. Ah. Ho letto l'inserzione sul giornale. Sapete, io non mi fido di Indem. Allora preferisco che ci sia l'agenzia seria fa l'intermediario. Sa, se ne sentono tante, no? Come no? Io. E poi non avrei il coraggio di andare ad un appuntamento con uno sconosciuto. No, meglio i metodi classici. Sì, perché io sono pure di... voi avete già conoscenza con qualcuno. A dire il vero, il signor Lamanna sta operando una selezione per presentarmi qualcuno. Ma nonostante io abbia dei tempi un po' difficili, penso proprio di aver trovato l'uomo giusto per me in questa agenzia. Bene, mi fa piacere. Sì, perché anche io ho i gusti un po' difficili. Passionale, ardente, con tanta fantasia.
capito. E poi, poi dovrebbe essere alto, bello, intelligente. E poi dovrebbe avere i capelli neri, un po' pizzolati sulle tempie. Non è meglio biondo? No, pizzolato perché più maturo. È più maturo. Dovrebbe avere un fisico prestante. Dovrebbe essere molto, molto, molto ricco. Beh, io dico che è sbagliato molto ricercarlo. Poi ditemi. Perché qui non ci sono piani così. Beh, perché se no mi potresti aiutare di dove cercarlo. E come no? A Via Duomo. A Via Duomo. E anche il numero. Non c'è bisogno, nel numero il palazzo lo riconoscete subito. Tiene un portone centrale molto ampio e due laterali più piccoli e tiene dei capitelli sulla facciata. E che è il Duomo? Appunto, tu infatti a qualche santo di farvi il miracolo. Ma mi state prendendo in giro? Ma no, io faccio seriamente, perché solo un santo mi può far trovare un uomo così. Voi dite? E perché? Signori, ma vi pare che un uomo così sta aspettando proprio a voi? Quelle, le donne, farebbero follie per averlo. Scusate, perché a me che ne mangi? Appunto. Comunque non sono affari miei, quando viene il signor Lamanna, dopo che avrà parlato con me, ne parlerete con lui. L'avete detto voi, non sono affari vostri.